Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo breve, anzi direi brevissimo percorso iniziato insieme qualche settimana fa. Se non l'avete già fatto, vi invito a guardare il video con le sessioni precedenti. Abbiamo visto esercizi diversi dedicati alla respirazione, alla mobilità, alla stabilità e alcuni esercizi dedicati al potenziamento della parte superiore e inferiore del corpo. Potete scegliere di inserire alcuni di questi esercizi a spot all'interno del vostro workout per arricchirlo, se avete già una routine ben scandita, oppure potete partire da questi esercizi per formulare dei workout ad hoc. Prima di lasciarvi però, ci tengo a farvi prendere contezza su un aspetto che mi sta molto a cuore ed è molto importante, ad esempio, nella prevenzione di alcuni fattori di rischio legati a patologie come quella cardiovascolare. Parliamo dell'attività aerobica. In questi giorni l'inattività e il peso anche della riduzione dell'attività fisica spontanea. Pensate al semplice camminare, andare al lavoro, spostarsi in bicicletta, fare le scale, non prendere l'ascensore. Sono tutte cose che sono venute un pochino meno e sappiamo bene quanto sia importante l'attività aerobica. È fondamentale raggiungere i famosi 150 minuti di attività aerobica settimanale. Lo dovete fare anche stando a casa, è fondamentale. Inserite anche delle micro sessioni giornaliere. In fondo si tratta solo di 30 minuti di attività aerobica per 5 volte a settimana. Quindi potete anche spezzettarle e interrompere con una pausa attiva, una semplice camminata all'interno di casa la vostra routine statica, passatemi il termine. Se avete le scale in questo momento siete fortunatissimi, potete scegliere di con un cronometro di fare su e giù per le scale per 3-5 minuti adeguando l'intensità al vostro livello di allenamento. Oltre a questo vi suggerisco comunque di inserire delle sessioni ad hoc. Una sessione molto semplice, se proprio avete uno spazio ristretto, è la classica corsa sul posto. Potete scegliere di fare la corsa sul posto supportati da un metronomo con BPM differenti in base al vostro livello di allenamento, oppure se ancora meglio utilizzando la musica e andando a tempo. Oltre a queste semplici regole, il mio suggerimento è quello di inserire almeno 3 volte a settimana una quota di esercizio ad alta intensità. Bastano blocchi di 5-6 minuti ripetuti per 2-3-4 set, dipende sempre dal vostro livello di allenamento. Vi faccio vedere alcuni esercizi utili. Il primo, la corsa a ginocchia alte, molto semplice. Vi ricordo di attivare bene il core durante l'effettuazione dello skip, della corsa a ginocchia alte. Potete farlo ad esempio per 20 secondi e recuperare 10 o farlo per 30 secondi e recuperare 30 secondi. Dipende, le formule dipendono sempre da dove partite, qual è il vostro livello di partenza. Potete alternare questo esercizio alla calciata. Semplice esercizio di calciata, sempre 20 secondi di attività, 10 secondi di recupero o 30 e 30. Altri due esercizi utili, jumping jacks o mountain climbing. Prima di salutarvi, spendo le ultime raccomandazioni relative ai tips nutrizionali per ricordarvi l'importanza dell'idratazione, specie se decidete di affrontare, e me lo auguro, l'attività di cui abbiamo parlato oggi, attività ad alta intensità o esercizio aerobico in generale. Se lo fate, scegliete di fare appunto attività intensa al chiuso, è fondamentale reidratarsi, vi ricordo, prima, durante e dopo l'esercizio. In questo caso specifico, se richiedete all'organismo la produzione di buone intensità di esercizio, può essere fondamentale un supporto energetico per permettervi di portare a termine il lavoro all'intensità desiderata. Un buon modo è quello di aggiungere alla vostra acqua il CR7 Drive di Herbalife Nutrition. Buon allenamento!